Bella ragazzi, oggi andiamo in zona industriale e vediamo di imparare un po' meglio impennare. In pratica ho un Malaguti XSM125 che è difficile comunque da impennare perché è un 125 quattro tempi e per di più sono io che non sono capace, perché tipo adesso vi metterò la clip. E come avete visto, questo è sangue dei BRC che gli ho fatto provare la mia moto e niente, ha quasi grattato il codino. Adesso vado a fare benzina e poi vado in zona industriale, che ci dovrebbe essere anche già un mio amico là che mi aspetta. E niente, ci vediamo là. Prima di iniziare vi dico già che non sono capace e niente, è anche da qualche settimana che non ci provo, perché non sono più riuscito, tra la scusa che pioveva non sono più riuscito ad andare a registrarlo, ma avevo in mente di farlo già da un po' di tempo. Oggi niente, vediamo di migliorare. Allora, devo stare più indietro e spostare ancora di più il culo all'indietro anche. Per il resto, cioè, il movimento l'ho già capito, perché comunque adesso vi metto delle foto. L'ho già impennata, non dico alta perché non era alta, però bassa non era, ecco. Ho anche già imparato ad usare il freno. Mi raccomando, se non sapete impennare e volete provare, mi raccomando, il piene sul freno, perché mi ha salvato un paio di volte da una schienata. Il piene sul freno. E né male, ecco, salvarsi dalle schienate, perché oltre a farti male quando cadi, hai i danni da pagare della moto, quindi ecco, diciamo che è meglio di no. E niente, aggiornamento, non mi è ancora morta la moto, fortunatamente non sono ancora rimasto a piedi, ecco quello che volevo dire. Niente, manca poco al benzinaio, cioè io cerco di fare benzina dove costa di meno, no? E ho trovato quest'app, è molto comoda. Qua devo stare attento perché l'ultima volta con sti buchi stavo per volare. Niente, ho trovato quest'app che, se volete, ve la lascio qua sotto in descrizione. È stracomoda perché niente, vi fa vedere tutti i benzinai a quanto è la benzina. Niente, il mio amico che doveva venire appunto non c'è, l'ho chiamato e si era scordato. Quindi niente, adesso vado dentro, mi metto all'ombra e lo aspetto un attimo. Mi metto là nell'ombra, vi volevo far solo vedere qua per entrare in stazione industriale, perché qua i carabinieri l'hanno messo tutti i blocchi, no? Solo che la gente se ne frega ed entra comunque. Vediamo già la prima com'è. Adesso mi schieno. Mi sento Edoardo Iannone. Eccola, questa era già meglio. Non sembrerà dal video, però non... esce quel che esce. Io mi metto qua all'ombra e lo aspetto. A dopo. Oh, questa è Camporengo e non credo di avermi mai fatto vedere la mia moto, quindi nel dubbio eccola qua. È una Malaguti XSM125, gli ho cambiato il faro, è quello del KTM, quello da 70 euro su Amazon. Il parafango l'ho comprato nuovo, poi arriverà uno Motard nero, così faccio la combo. Gli ho messo, vabbè, le strisce, cose qua. Gli ho tolto le grafiche, gli ho messo lo scarico Arrow, gli ho messo il portatarga pieghevole di GT Lab. E poi niente, gli ho messo qua i paramani circuit della Pro Circuit. Vabbè, questo non penso neanche di doverlo dire, vabbè, Domino. E niente, ho preso i guanti della Grenz e il casco della Grenz. E niente, questa è la moto, bella. Adesso aspetto il mio amico. Guarda che bella giornata che è uscita. Siamo qua con Damiano, quel ragazzo che avete visto col Fantic, che c'era anche
nel mio primo video del canale, cioè quello del giro del lago. Se non l'avete visto vi consiglio di andarlo a vedere, perché comunque ci sta per essere il mio primo video. E niente, impegniamo. Qua c'è un carrello, non si capisce il perché. Mamma mia. Facciamo cagare, eh. Cioè, almeno per me, io parlo per me. Allora, culo indietro. Piede pronto sul freno. Prima. Questo finalmente me ne è uscita una buona. È perché ho dato il bel colpo di braccia. Bella. Cioè, dalla GoPro non vedrà un cazzo. Belle. Ha capito il signore, ha capito. Bello, bello, bello che si ricomincia. Bello così, bello. Così ci piace, così. Boh, allora, quelle che avete visto negli scorsi giorni, cioè nelle scorse clip, o quelle tipo mentre stavo andando a fare appunto il giro del lago, facevano cagare perché appunto era da un botto che non mi mettevo qua a continuare ad impennare. Però adesso, dopo un paio, ecco, adesso mi entra dentro. E niente, adesso dopo un paio di tentativi mi sto già riabituando. Allora, adesso sembrano alte un cazzo, però va bene. Adesso sto provando, perché ho visto molti che col 125, prima di alzarla, o frenano con il davanti, ma poi qua hai poca, cioè, sì, ce l'hai il grip, però frenare con un dito così mi sembra solo. Però molti invece frenano anche un po' col posteriore, prima di impennare. Quindi boh, adesso sto provando, però non mi trovo molto bene. Cioè devo azzeccare io il tempismo, perché sono stupido. Però viene più facile, cioè io non stavo dando il colpo di braccia qua, eh. Vediamo una normale. Oh, ma ce l'ho anch'io la ventola. Ah, questo non lo sapevo. Oh, sta giù, che cazzo ho avuto. No, troppo, troppo, troppo. Troppo poco, ok. Bello, bello, questo cazzo mi è piaciuto, grande. Dal video sembra una merda, però a me è piaciuta. Prima ne ho fatta una, cioè, dal video non renderò un cazzo, ma secondo me era bella alta lì. Infatti ho frenato. Anche io prima. E ti ho visto te un po' così, eh. Ho detto eccolo che casca lì. Bella smerdata, ragazzi, così si va in giro in moto, eh. Lascio giù lo zaino, che se almeno mi schieno, cioè se non vorrei che succeda, però se succede almeno non spacco le robe qua dentro. Posso provarla? Vuoi provare questa? Oh, io non provo mai nella vita a impennare con la tua. Se mi schieno, mi schieno con la mia. Madonna, quanto è dura! Vacca lì, è burro! Posso tirarla in dentro? Ah, belli illegali, così ci piace. Madonna, la sua frizione è veramente burro. E stacca. Madonna, quanto è bassa.
Ma che dici? Eh? È stranissima! Vecchio, ma il tuo cambio è... Oh, la frizione ok, è burro. Ma qua, cazzo, sale di tanto così? Hai visto la mia? È il contrario per me. E poi il freno. Io boh, hai il piede... Vecchio, hai il piede qua e il freno è qua. Che senso ha? Il piede lo devi tenere così se non vuoi usare il piede dietro. No, ma quando stai tanto indietro va bene. No. Perché c'è un po' di gioco. Infatti tu lo sento strano. Sì, infatti. Sì, ma pensa che prima di fare il primo tagliando il freno faceva così. E non frenava. E poi, vabbè, il gioco. Ora è straduro l'acceleratore. Sì, è vero. È il tuo questo, io c'ho quello rapido lì di serie. Porca troia. Ah, posso dire che il test sta qua l'ha passato, perché comunque è molto bello. Sai che non sembrava suonasse così? Vabbè, adesso è diventato un cervo. Partenzino. 3, 2, 1, via. Non capisco se sono io forte o tu scappo. O se, cioè, perché prima con la mia... Con la tua ho battuto la mia, ma adesso con la mia batto la tua. 3, 2, 1, via! Sai che non lo so se prima eri partito tu male. Cioè, non riesco a capire se è più veloce la tua o la mia. 3, 2, 1... Sei partito bene, eh? Dove cazzo va? Oh, sei partito bene qua, eh? Fermati. Riproviamo. 3, 2, 1. Sai che non sto capendo se la mia ha un po' di più. Allora, sì, alla fine è uguale, però, allora, la mia ho notato che allunga di più. E... C'è un po' di accelerazione forse. Esatto, allora, è che parti, non dico male, però non parti bene. Ma non dopo te. Ah no? Vecchio? E vai. Vabbè. E vai che stavo impennando qua. Aspetta, mi giro. Due. Sono partito male, però un po'... Cioè, adesso che hai dato tutto si vede che parti meglio. Ma questo video... Minchia, dovevo adesso portare... Lo seguo, sono pazzo, sono impazzito. Allora, ragazzi, ditemi se vi piace di più il giro dell'Ago di Garda, cioè che non parlo, oppure adesso qua che parlo un po', perché almeno così interagisco anche con voi. Ma che figata di posto è questo, ragazzi? Guarda che sunset. Mamma mia.
questa è la foto. Saluta. Come potete vedere, sta diventando buio, là c'è un aereo che atterra. Non sono più con il mio amico col Fantic perché niente, ci siamo divisi. Lui è a casa già e niente, io devo arrivare a casa. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e niente, bella!